Una scimmietta di pezza, Lisa è vagabonda, tenuta insieme dal filo rosso del cuore, lo stesso filo che ha permesso ad Anna Di Giorgio di cucire i pezzi di questa storia. Un filo rosso tenace, aggrovigliato attorno ad un racconto che ci fa male, come possono farci male solo le immagini di quei bambini ai quali il mondo non permette di esserlo. Tra tutte le privazioni, non è forse la negazione dell'infanzia una di quelle più laceranti? Non era facile raccontare di loro, sei bimbi e una scimmietta, eppure la scrittrice lo ha saputo fare, toccando le corde giuste per restituire giustizia o dignità, anche solo letteraria, a questi bambini. Forse inventati, forse solo dolorosamente ispirati alla realtà che ci circonda. Il libro è Apri gli occhi, edizioni Il Viandante, ed è stato presentato in anteprima nella Sala Figlia di Orio della provincia di Pescara. L'incontro con l'autrice Anna Di Giorgio è stato condotto da un'altra scrittrice abruzzese, Maura Chiulli. Ospite pertinente, la garante regionale dei diritti dell'infanzia, Maria Concetta Fallivene. Apri gli occhi è un intreccio di sei storie di altrettanti bambini, diversi tra loro ma anche geograficamente distanti, tutti però accomunati dal bisogno, dalla ricerca, dal bisogno di amore, di amare e di essere amati. E sono bambini che potremmo a tratti definire fanciulli interrotti, perché molti di loro si trovano nella loro quotidianità a dover gestire delle problematiche più grandi della loro tenera età. Il libro infatti in queste sei diverse storie affronta problematiche che vanno dallo sfruttamento della manodopera infantile alla prostituzione minorile, dalle guerre all'immigrazione, dal bullismo a contesti di povertà non soltanto sociale ed economica ma anche culturale. E a fare da filo conduttore di queste sei storie c'è una scimmietta di pezza, un peluche, un pupazzo, che passerà di mano in mano, di bambino in bambino, accompagnando il lettore in questa narrazione a volte cruda e crudele fino all'epilogo finale. Proprio una scimmietta di pezza è stata l'ispirazione di questo romanzo, che è nato appunto dall'immaginazione che si è creata attorno al pupazzo di peluche, che era il pupazzo preferito di mia figlia, proprio una scimmietta di pezza. A dispetto della copertina che raffigura appunto questo peluche e a dispetto del fatto che i protagonisti di questo romanzo siano dei bambini, questo non è un libro per bambini. E Apri gli occhi è una frase che dà il titolo all'opera e che è una frase appunto ricorrente in questi sei differenti capitoli. Vite diverse già disperse nella lontananza dei ricordi che ora galleggiano ostinati nella prigione della mia testa. Vorrei sentirli ancora quei nomi, riecheggiare nello spazio un istante prima di essere abbracciato ancora una volta, un'ultima volta.